È con noi l'architetto Andrea Vallicelli, una delle firme dello yacht design italiano. Ha disegnato Brava, ha disegnato Azzurra, tante barche con cui abbiamo navigato il nostro mare, sia a vela sia a motore. Questa foto l'abbiamo vista milioni di volte. È un po' l'inizio, è l'inizio forte della tua carriera. Avevi fatto qualcosa prima, ma è proprio il lancio internazionale. È passato tanto tempo, ma che ricordi hai di questi momenti? Beh, dei momenti veramente molto emozionanti, molto belli. La barca era stata fatta nel 79, siamo già nell'80, siamo già ai preludi dell'impegno dell'America's Cup. E questa prima barca fatta con Pasquale Landolfi, che è stato uno degli armatori forse più importanti della nostra avventura, soprattutto quella agonistica, mi ha lasciato un ricordo molto forte. Tieni conto che il progetto della barca è stato fatto nel 79 ed è stata costruita sempre in quell'anno a New York, e per noi anche andare in un cantiere come Mineford, che aveva fatto Diciamo, l'Intrepide quanti anni pure. avevate voi, la vostra età media dello studio? Allora, io ero il più vecchio e c'avevo 27 Caspita. anni. E quindi accedere in questa specie di santuario della cantieristica non navale, della cantieristica nautica, e fu una cosa molto. Tra l'altro, fu per noi un'occasione di crescita, imparammo molto in quell'esperienza lì. Senti, hai citato Pasquale Landolfi che è stato uno dei migliori armatori italiani in tutto questo tempo. È cambiata la figura dell'armatore? Mi sembra un po' di sì, cioè che anche la relazione con voi designer sia un po' diversa. Beh, diciamo che rispetto all'epoca è cambiato il contesto anche agonistico. Per esempio, una manifestazione molto interessante per la sperimentazione progettuale, molto piacevole e avvincente dal punto di vista sportivo, come la Admiral's Cup, non c'è più, e questo è veramente Ci un. stanno riprovando, sembra. Ma io, ma non, purtroppo certe cose non si recuperano. Era una competizione per squadre nazionali, partecipavano tre barche per ogni squadra. Erano imbarcazioni sulle quali veniva fatta una ricerca che era seconda soltanto all'America's Cup, come livello di impegno progettuale, come livello di ricerca progettuale. E aveva questo contesto, diciamo, del Solent, che era nell'ambito poi della Caos Week, quindi con il Fastnet dentro le regate. Era una manifestazione molto bella. Senti, qui ho beccato questa altra barca LSD che magari meno famosa di Brava, ma anche lei ha una storia. Stento a vedere se fosse il One Tonner o il Three Quarter Tonner, perché ne facemmo due. Mi sembra il One Tonner, quello che partecipò nell'80 a Napoli, e fu una delle sette barche nuove che noi facemmo per quella. Poi vinta da Poi filo da torcere. vinta da filo da torcere, ma ce n'erano 50 o 60 Sì. barche, quasi tutte nuove, che parteciparono a quel campionato del mondo, veramente cambiato il mondo dei One Tonner. C'erano timonieri come Paul Elvstrom, che era su una nostra barca, c'era Hood, c'erano tantissimi velisti di caratura assolutamente internazionale, per cui era un vero e proprio campionato del mondo. Questa barca in particolar modo, me la ricordo che la costruimmo sul lago da Galetti, una delle barche in lamellare incrociato, a Cervia da De Cesari, era una barca fatta in lamellare incrociato. Senti, e qui possiamo aprire questa parentesi degli schooner americani, che questo è legno vero.
C'è qualcosa, appunto, come dici tu, la magia del legno. Poi non erano barche tanto più pesanti, no? Adesso che si parla tanto di sostenibilità, forse sì, potrebbe essere anche una riscoperta. Allora, io ho diciamo, un rapporto di amore con questo materiale che ho conosciuto naturalmente in una fase già molto evoluta. Il legno aveva una prestazione da un punto di vista meccanico, soprattutto se diciamo incollato con le resine epossidiche. All'epoca si usava il West System, no? Che era una tecnica. Noi abbiamo fatto poi, tra l'altro, della sperimentazione utilizzando insieme legno e fibre di carbonio in quegli anni lì. Ma il legno poi è un'altra cosa, ha una storia, no? Ha una sua espressione estetica, funzionale, che si perde nella notte dei tempi, no? C'è qualcosa di attavico, no? Sì, direi proprio l'archè, no? E infatti un'altra domanda che ti volevo fare, qua ci sono un libro su Cook, l'esplorazione del mondo. Mm-hmm. Cook è già avanti, no? Sì, è avvenuta tutta a vela e tutta con barche di legno. C'è qualcosa che si può collegare, se non al lusso, all'esclusività, cioè la possibilità di andare a vela in posti sconosciuti dove con altri mezzi non si può arrivare? Perché non sempre si ritrova questo gusto nel navigare, siamo un po' più volgari nella nostra contemporaneità. Oggi, come sappiamo, purtroppo si sta guardando ad altro, no? Non è certamente il legno, non è certamente, ahimè, la vela, quella dimensione che dovrebbe essere recuperata, direi sia per ragioni di carattere estetico, quindi del bello e del piacere, no? Proprio nel vero senso della parola estetica, proprio la sensazione, no? Di stare in un elemento primordiale come l'acqua. E la vela, lo sappiamo dal punto di vista del... si parla tanto di energie rinnovabili, eppure come dire, la forma più vicina a questo concetto qui è in fondo la forma più arcaica, più antica che noi abbiamo sviluppato e conosciuto. Sembrerebbe una strada quasi obbligata, eppure non è così, lo vediamo dal mercato nautico, lo vediamo anche da alcune prospettive. Credo che si facciano più investimenti nella ricerca oggi per trasformare le imbarcazioni a propulsione meccanica, diciamo, tra virgolette, a motore in ibridi o in imbarcazioni che abbiano propulsione di altro genere, che non uno sviluppo anche come frutto di una ricerca in una propulsione eolica. Siete qui, siete tanto giovani. questo era il tavolo, guarda, questo era lo studio di Via Vittoria ed è il tavolo lungo dove facevamo lo sviluppo delle linee d'acqua disegnate a mano per le nuove costruzioni. Era un tavolo lungo, se non ricordo male, 5 o 6 metri, no? Ecco, quello che vedi lì sono i pesetti che servono a tenere i flessibili su cui si sviluppava a mano. Ecco, questa sono linee d'acqua della prima azzurra ed è stata disegnata a mano. Senti, tu, restiamo sul disegno proprio. Tu hai fatto anche tanta formazione, quindi magari un commento ce lo puoi fare. È cambiato proprio il modo di fare la barca, non solo la gestione del progetto, ma insomma il modo di vedere. Lo strumento ha segnato la barca, lo scafo, diventando elettronico? Beh, gli strumenti in tutte le attività progettuali hanno un ruolo importante proprio nell'esito della. Questo vale per l'architettura, per il design degli oggetti d'uso e ovviamente anche per le imbarcazioni. Anzi, qua si dovrebbe spendere qualche cosettina, qualche parola in più per spiegare quanto sia importante, perché
l'architettura navale, cioè la forma di carena come questa che vediamo qui, che si chiama architettura navale perché è la disciplina che in ingegneria studia, no, la statica, la dinamica della nave, il disegno diventa il controllo e la rappresentazione della forma con funzioni di carattere prestazionale anche meccanico, perché sono le forme appunto che avranno poi una funzione sul terreno dell'architettura navale, cioè delle capacità di essere più o meno efficienti dal punto di vista idrodinamico, e le forme intese però anche come forme che hanno delle qualità diciamo estetiche. In più, nel disegno, quando si usavano strumenti come quelli che abbiamo visto poc'anzi, cioè righe, matite, eccetera, poi si facevano i rilievi per fare poi il calcolo del volume immerso, quindi tutti i calcoli tipici dell'idrostatica. E questo tipo di attività naturalmente maggiore era preciso la rappresentazione grafica fatta a mano, e migliore era, più vicino alla realtà, era il calcolo che poi la restituzione, diciamo, numerica, no, della forma. Poi si passava ad un disegno più grande e quindi con una scala ridotta, come quello che abbiamo visto in quel tavolo lungo, e poi si arrivava nella sala a tracciare. Questo valeva sia per un'imbarcazione di 20 o 30 metri, come poteva essere Azzurra, che era lunga 19,50 m, sia per le navi. Quindi c'era un processo che aveva proprio dei passaggi di scala, ha rappresentato fino al digitale un percorso evolutivo all'interno dello sviluppo progettuale. Quello oggi si è un pochino perduto, perché quando lavoriamo con strumenti digitali abbiamo già un'approssimazione che non ha più necessità di avere dei passaggi di approfondimento del progetto, e qui ha cambiato molto il modo di concepire, no? Senti, torniamo ad Azzurra. Sono passati 40 anni. Cosa ci resta della lezione di Azzurra? Cosa ci ha insegnato? Azzurra fu un consorzio di soggetti, di aziende, che misero insieme, costruirono un brand, che fu quello del logo di Azzurra, e che ha in qualche modo aperto poi anche una strada. La sfida italiana rappresentò una novità nell'ambito dell'America's Cup. C'erano stati appunto i sindacati, come li chiamavano gli americani, che erano i Defender, c'erano stati i Vanderbilt, i Bic, che erano degli armatori, alcuni ovviamente come Lipton promuovevano, o come Bic promuovevano anche un personale brand industriale. Per il resto Azzurra ha avuto uno sviluppo molto simile a quello che avevano da un punto di vista progettuale gli altri consorzi o sindacati dell'epoca. C'era in genere uno studio progettuale, in quel caso di Azzurra era il mio, che aveva la responsabilità di coordinare tutta la parte di ricerca e di poi sviluppare i progetti, diciamo, esecutivi che andavano poi in realizzazione. Quindi la struttura degli sfidanti di oggi è più o meno la stessa. La differenza è che sono, diciamo, non più degli studi progettuali, tra virgolette, privati, ma sono dei veri e propri consorzi con degli uffici tecnici creati apposta per, e sono molto più internazionali. All'epoca si rispettava di più il diktat del Deed of Gift, per cui il progettista doveva essere appartenente alla nazione sfidante. Oggi questo qui non c'è più, ma
è anche un po' cambiato il mondo. Avviciniamoci alla contemporaneità. Qui abbiamo Virtuel, uno dei tuoi progetti importanti, fatto in coabitazione, si può dire, con Philip Starker. È stata una collaborazione molto fruttuosa, devo dire. C'è stato anche un buon dialogo, nonostante in fondo fossimo di estrazione abbastanza diversa. Noi nel progetto avevamo la responsabilità della parte un po' più navale, più nautica del progetto, e Stark aveva quella più conformativa sotto il profilo, diciamo, stilistico, estetico. Virtuel è nato intorno ovviamente ad un'idea, a un concept dello studio che c'era stato assegnato dall'armatore Carlo Perrone, che è stato un altro armatore importante nella nostra storia professionale. E con Stark poi i momenti più, devo dire, più proficui sono stati quelli di mettere a punto e coniugare certe esigenze strettamente linguistiche, formali, per esempio il piano di coperta, queste forme, anche delle attrezzature, degli oblò, la forma del ponte, con le esigenze poi strettamente funzionali, nautiche, dettate dalla fruibilità. Siamo all'inizio però di questa, chiamerei quasi esplosione, dell'uso di designer non propriamente nautici che contaminano, che lavorano nel nostro mondo. Come la vedi? Come inquadri questa cosa? Io qualche volta un po' devo dire con un po' di sospetto, perché si trasforma molto presto in un'innovazione che non sempre esattamente funziona. Anche se la parola è brutta, ma una contaminazione, voglio dire, una sinergia, forse è più corretto. Qui c'è stata una sinergia, indubbiamente. È utile ed è una spinta all'innovazione, quindi è una spinta ad un certo, tra virgolette, progresso, ad una certa evoluzione del risultato, del progetto, del design in generale. Dal punto di vista del principio non lo vedo male, però ci devono essere delle sinergie, ecco, perché dei trasferimenti tout court, che siano di ordine tecnologico, siano di ordine linguistico, non portano ad uno sviluppo e quindi a contributi che siano un arricchimento di un campo rispetto a periodi precedenti. Questo va visto caso per caso, dipende dai soggetti, dipende moltissimo dalla committenza, perché noi ci scordiamo sempre che il ruolo della committenza, sia essa quella di un armatore o sia essa quella di un industriale, rappresentano un punto molto condizionante in senso positivo o negativo. Siamo al motore. Dopo tanta vela, anche per te è arrivato il momento del motore. Ma abbiamo fatto un po' di tutto. Abbiamo cominciato prevalentemente facendo progetti di concept e di esterni dell'imbarcazione. In alcuni casi abbiamo anche lavorato trasferendo o recuperando delle nostre esperienze proprio di architettura navale, di ingegneria navale, perché per un periodo abbiamo fatto anche quelli in studio, e per cui siamo trovati abbastanza a nostro agio nel coniugare. L'altra, credo, peculiarità del nostro contributo a questo settore qui è nel fatto che la nostra esperienza pluridecennale nel settore imbarcazioni a vela in qualche modo ha, devo dire, positivamente influenzato il design di quello che abbiamo fatto. Forse però la vela è quasi più vicina al tipo Explorer, o no? Come... Questo è un progetto che tra l'altro è stato anche premiato perché come miglior refitting di quell'anno lì, è il recupero di una barca da lavoro che era stata costruita e che noi abbiamo modificato, adattandola anche nella carena alle esigenze di trasformazione di una barca da crociera. L'armatore provocatoriamente diceva che avrebbe voluto una imbarcazione come tipologia industrial chic, no? Cioè quindi una barca
con evocazioni di una barca da lavoro, però naturalmente con il fashion, no, di una barca da diporto. Anche qui il ruolo dell'armatore è stato fondamentale, insomma, perché la strada da seguire e l'obiettivo, che era quello appunto di recuperare una barca presa da un fallimento di un cantiere, era una barca, era un supply vessel che stava in acqua da qualche anno, non era stato più finito di costruire, e da quello siamo partiti e abbiamo fatto tutto un progetto di recupero sia architettonico navale, sia strutturale, sia di architettura di esterni che di interni. E questa invece che storia? Qui siamo invece nella citazione di una imbarcazione da lavoro, e questa è un'imbarcazione nata come imbarcazione da diporto, che ha una forma, in questo caso si chiamano military feeling, tanto per usare un termine forse anche improprio, perché ha delle forme con delle spigolature che possono essere quelle di una nave diciamo militare, no? Ma è un genere, non l'ho coniato io questo termine. A me piace il fatto di leggere le lamiere senza stucco. Questa è una scelta di mantenere la parte costruita in ferro con a vista le saldature, quindi non è stata stuccata nella parte dell'opera morta e neanche nella parte dell'opera viva, ovviamente come non si fa mai, mentre la sovrastruttura è in lega leggera e questa qui è stata stuccata. Partiti dalle carene, dalle prestazioni, dalla velocità, siete arrivati a disegnare anche gli interni con un gusto molto marino, posso definirlo così, qualche cosa che ci fa sentire a bordo. Beh, questa definizione la prendo come un complimento. Le immagini che si vedono sono relative all'esperienza fatta nel brand Wally per la Ferretti, che tra l'altro è stata l'occasione di collaborare con un vecchio amico, nemico, agonistico, che è Luca Bassani, proponendo una nostra interpretazione del mondo Wally nell'interiors. Tra l'altro, nello specifico, c'è proprio una scelta, che non so se si colga alla fine, ma di usare per esempio pochi materiali e quei materiali declinarli poi nelle loro applicazioni di interior decoration, e sono quelli tipici di un'imbarcazione sportiva a vela. Per esempio il nabuc, che è il rivestimento, la pelle di rivestimento di attrezzature esterne piuttosto che della timoneria esterna, della ruota del timone, e ovviamente il legno tech, che è il legno, usare il titanio per alcuni elementi decorativi, e il carbonio anche all'interno, quindi con il suo colore nero. Con la grande cabina a prua. Era una caratteristica di questa serie chiamata Y, no? come linea all'interno del brand. Barche che infatti avevano... Guarda, qui nel tuo libro, che ripercorre tutti i tuoi progetti, ho segnato il Comet 12, sì, che secondo me interpreta proprio questa esigenza di produrre delle barche di serie abitabili, sì, sicure. E poi tu hai collaborato tanto, no? Con la Comar, sì. Oltre al Comar 12 ce n'è un'altra a cui sono particolarmente affezionato, che era il Genesi, e che rappresentava uno dei progetti molto, molto secondo me, molto accurati sull'attenzione agli aspetti ergonomici, oltre che quelli estetici e funzionali, perché disegnare spazi piccoli, fare imbarcazioni di 9, 10, 12 metri più per difficile. La produzione serie è molto difficile. Tra l'altro la relazione fra la forma esterna dell'imbarcazione a volte si deve
coniugare con le forme interne. Le cabine di poppa delle barche a vela, che hanno poi fuori il pozzetto, che a volte le sedute delle panche esterne coincidono con il volume soprastante le cuccette interne, e più si scende di dimensione e più questo qui diventa un... Beh, non sono lavori così facili da fare. La differenza rispetto al motor yacht è una differenza economica fondamentalmente, no? Per cui i budget disponibili per sviluppare o per mettere in produzione idee anche innovative sono talmente distanti che in questo senso non sono paragonabili. Per certi versi è più facile fare imbarcazioni grandi, per altri no, naturalmente, perché poi c'è una richiesta molto più sofisticata di dettagli, se vogliamo, ma la progettazione di interi delle imbarcazioni a vela è una bella palestra. La formazione credo che sia stata anche per te una passione, oltre che un... È stata una necessità, oltre che una passione, perché insegnare ovviamente è appagante, no? Per tanti aspetti, dà luogo poi ad uno scambio molto proficuo fra il docente e gli studenti, perché c'è uno scambio. Il docente porta l'esperienza, porta diciamo la guida a comprendere quello che si fa. Gli studenti hanno bisogno di riflettere su quello che stanno facendo. Gli studenti però danno in cambio gli occhi che tu non hai da docente, o meglio che non hai più, di vedere quello che appare di nuovo nel mondo. Lo vedi, ma lo vedi in maniera più sclerotizzata, lo vedi in maniera molto più stereotipata, no? Quindi questo confronto e questo scambio è utile sia per chi deve apprendere qualche cosa, sia per chi deve insegnare. Senti, torniamo alla vela, questa è H2A, una barca importante che hai fatto. Alla vela cosa manca per tornare o per prendere un posto più importante all'interno del mercato? Perché tutti i cantieri che hanno costruito barca a vela sono dedicati al motore, e in questo mondo di sostenibilità, come abbiamo detto all'inizio, sembra la soluzione più ovvia. Ci vorrebbe una maggiore attenzione, diciamo, vogliamo dire sociopolitica, che lo faccia ridiventare o faccia diventare questo settore di interesse anche economico. Si dovrebbe riallargare il mercato, dovrebbe ricrescere la domanda, e questo qui purtroppo non è sufficiente stimolarlo con delle buone idee, quelle ci vogliono sempre, con l'immissione di nuove tecnologie o con l'immissione di nuovi modelli anche di imbarcazioni a vela. Ma ci vorrebbero però altri interventi, anche di tipo, secondo me, sociopolitico, che obbligano, per esempio, a frequentare, so io, parchi marini piuttosto che luoghi protetti soltanto con un certo tipo di propulsione. Imbarcazioni a vela di un certo tipo, sembra una brutta parola, invece no, mettere delle regole che possono instradare, no? Possono indurre a guardare questo mondo con una maggiore attenzione, quindi farla anche un po' uscire da alcuni cliché sociali, no? Per cui il luogo del luxury design, è vero il luogo del luxury design, però in fondo le barche a vela di una certa dimensione possono costare come un'automobile economica, no? Potrebbero essere anche lo strumento per navigare o per fruire di alcune aree protette, che saranno sempre di più così, ce ne saranno sempre di più.